Cerca di non precipitare. L'override principale non sovrascrive la gravità. Ti prego, resisti. Ti prego, resisti. Ma sei qui? Per un attimo. Cosa? Ma prima che vada, credo di doverti spiegare tutto il resto della storia. Continua. Tempo fa ho ammesso di aver avuto un ruolo nell'Eclissi. Ma non ti ho mai parlato a fondo delle mie colpe. La verità è che c'ero fin dall'inizio. Ho trovato Ade, Aloy. Sepolto su quella montagna, intrappolato in un titano. E l'ho servito. Cosa? Mi ha promesso conoscenza. E me l'ha data. Una conoscenza inimmaginabile. E in cambio? L'ho aiutato con l'Eclissi. A costruire un culto, un esercito personale. Perché me lo stai dicendo ora? Perché il tuo successo dipende anche da questo. Quando ho trovato Ade, per prima cosa ha voluto sapere della Guglia. Non di Meridiana. La Guglia. E per quale motivo? La Guglia è stata creata da Gaia. Quale parte di Gaia? Minerva. È un modulo di decrittazione. Gaia ha costruito delle guglie per trasmettere i codici che hanno disattivato i robot di Faro e spento i sistemi di conversione di biomassa. Ade vuole inviare una nuova trasmissione per svegliare le macchine, così che possano divorare di nuovo il mondo. Sì. In base a quanto abbiamo appreso, è anche la mia conclusione. Così l'Eclissi, i robot che hanno resuscitato, sono solo un mezzo per un fine, un esercito per prendere la Guglia. Sì. Così Ade potrà nuovamente sterminare la vita. A meno che tu non lo fermi. Adesso devi dirmi tutto quanto. Ade, l'Eclissi. Tutto. È una lunga storia, Aloy. Allora inizia. Tutto è cominciato da un focus. Recuperato in una rovina antica, proprio come te molti anni fa. Nel mio caso, il focus era danneggiato. Aveva un ultimo guizzo di vita. L'ho studiato per settimane, cercando di ripararlo. E alla fine ce l'ho fatta.
Una nuova dimensione della percezione si è rivelata proprio davanti ai miei occhi. È così che l'ho scoperto. Un segnale debole. Là fuori qualcosa era alla ricerca, proprio come me. Due spiriti affini. Ho seguito il segnale fino alla fonte. Un titano distrutto, sepolto nella giungla della gemma. Credevi che fosse un titano? Una macchina da guerra? Non sapevo cosa pensare. Avevo già visto rottami simili. Al tumulo, per esempio. Ma questi erano diversi. Questi non erano morti. Non parlava quando l'ho trovato. Ma poi sono riuscito a ripararlo. Così ha iniziato a scambiare conoscenza. Voleva sapere tutto sul nostro mondo, sulle tribù e sulle macchine. Ma la guglia era la sua preoccupazione principale. Che cosa voleva sapere sulla guglia? La posizione precisa. La geografia circostante. Chi controllava l'area. Nel mentre, Ade mi rivelava le complessità della tecnologia antica. Mi ha chiesto di recuperare altri focus. Dopo poco ne avevo una ventina funzionanti. Abbastanza per un piccolo esercito. Almeno per i comandanti. Non mi importava. Stavo imparando davvero molto. Fisica, calcoli. Non puoi neanche immaginare. E i Kharja delle Ombre? Come sono stati coinvolti? La rivolta dei Kharja è stata un'ottima coincidenza. L'occasione perfetta. L'occasione? È così che la consideravi? Sì. Nella notte metà tribù era in esilio, desiderosa di riprendersi Meridiana. La religiosità li rendeva manipolabili. Dovevo soltanto presentare Ade come l'ombra sepolta della loro mitologia. Quindi sì, era una bella occasione. Chiesi all'alto sacerdote Bahavas di incontrare Ade. Aelis era presente. Così l'eclissi ha preso vita. Qualunque cosa per la Sacra Meridiana. Ade però non importa di Meridiana. E nemmeno di te. Viviamo in un mondo di città cadute e tribù scomparse. Cos'era qualcuna in più? Inoltre, ero impegnato a installare la rete dei focus del culto dietro indicazione di Ade. Una sfida tecnica intrigante, specialmente con le modifiche che ho incluso di mia progettazione. La capacità di poterli spiare? Sì. Forse sono stato un pazzo a servire Ade. Ma mai abbastanza pazzo da fidarmi di lui. Ho installato quella che gli antichi chiamavano porta di servizio nella rete. Un accesso segreto per controllare tutte le attività e le comunicazioni. Perché poi hai abbandonato Ade? Non certo per un atto di coscienza. A dire il vero, ero preoccupato dopo aver visto l'eclissi risvegliare un robot antico con la mia tecnologia. Ho dubitato delle intenzioni di Ade. Un po' tardi. Infatti, avevo esaurito la mia utilità. Quando ho completato la rete dei focus, Ade mi ha convocato per la mia ricompensa. Subito dopo, l'ho sentito dare l'ordine di uccidermi. Sono un fuggitivo da allora. E io quando sono arrivata? E il nostro percorso insieme? Quando hai incontrato Olin. Minaccia di sistema rilevata. Ha attirato la mia attenzione. L'ordine di uccidere una ragazza selvaggia Nora. Perché Ade voleva questo? Ma poi ho visto che questa Nora indossava un focus e che somigliava molto a una grande scienziata del mondo antico. Aelis è stato veloce. Pensavo fossi morta. Ma poi ho rilevato il tuo focus nella montagna dei Nora. Più ti osservavo, più mi convincevo della tua straordinaria natura e della tua utilità. Grazie a te, avrei finalmente scoperto i segreti della Terra. Ho deciso che avrei fatto qualsiasi cosa perché tu ci riuscissi. Il resto, come si diceva una volta, è storia.
Hai fatto cose terribili, Silas. Ma hai anche fatto il possibile per rimediare. Di certo non hai riequilibrato le cose, ma almeno ci hai provato. Per essere chiari, Aloy, rifarei tutto da capo. Con delle precauzioni in più, forse. Ma di base è lo stesso. Davvero? Come imparare dagli errori, sì. Io ho fatto il possibile. D'ora in poi è tutto nelle tue mani. Prendi la mia lancia. Attaccale l'override principale e potrai usarla per iniettarlo. Quindi dovrò soltanto avvicinarmi alla testa di Ada e piantargliela dentro. Esatto. Oh, nessun problema. Silence! Dove andrai? Altrove. E ovunque. C'è ancora molto da scoprire prima che il mondo finisca. E tutto questo? Lo lascio a te, naturalmente. Come si è dimostrato, è sempre stato tuo. Io ero solo di passaggio.